Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, porca ragazzi, abbiamo delle grandissime news e informazioni per quello che riguarda un bel po' di argomenti che sono belli hot in questi giorni di Fortnite. Oggi ragazzi parleremo un pochettino, finalmente, visto anche che me lo chiedete in tantissimi, del nuovo parco giochi, della nuova modalità 2.0 che a brevissimo dovrebbe essere nuovamente implementata. Andremo a vedere anche qualcosa relativo al 25 luglio. Vi ricordo un giorno molto importante per il nostro Fortnite, oltre che ad essere il primo anno, quindi il compleanno ufficiale di Fortnite, abbiamo già visto nei video precedenti che è una data un po' particolare anche per quello che riguarda il pan di zenzero. Lo andremo a vedere più tardi e poi ragazzi parleremo di un possibile regalo che Epic Games potrebbe farci durante quel giorno. Allora ragazzi, la domanda sulla bocca di tutti dopo lo Skull Trooper, perché tutti continuate a chiedermi lo Skull Trooper, è: Max Shooter, quando caspita esce di nuovo Parco Giochi e soprattutto diventa una modalità a tempo illimitato o mi rimane sempre come prima? A tempo limitato, poi la tolgono, poi la mettono. Allora, ragazzi, innanzitutto io voglio farvi vedere Jadino, Jadu, ecco, ho sbagliato, Jadu. Questa, ragazzi, questa è un'immagine recuperata pochissimi minuti fa da uno dei miei informatori. Questa è del grande Fabione, ragazzi. E come vedete, vicino alla cartella, quella che state vedendo lì, dove c'è la modalità 50 versus 50, è Salakabula Magicagula Figodigigu. È apparsa la... Figodigigu non lo dicevo. È apparsa la cartella Playground. Quindi ragazzi, Parco Giochi appare. Parco Giochi è ufficiale che tornerà quanto prima. Di solito quando portano una cartella nuova, beh, porca di quella porca, generalmente vuol dire che la modalità è molto vicina ad essere proposta. E che cosa avrà di nuovo questo parco giochi che già prima non aveva? Allora, sembrerebbe dalle news che trapelano come il vapore sotto la stoffa, ragazzi, che ci sarà la modalità One versus One e addirittura 2 versus 2. Quindi è vero che noi ci ricordiamo che il parco giochi si giocava in team da 4, ma era solo un team da 4 in mini deathmatch, tutti contro tutti. Adesso, ragazzi, si può probabilmente anche impostare, giocando in 2 su 4, la modalità 1 contro 1, o se giochiamo in team da 4, 2 contro 2, il che a parer mio aumenta di brutto il divertimento del nostro parco giochi. Abbiamo anche tra le novità, ragazzi, la mira assistita per chi utilizza il controller, cosa che probabilmente io non lo so perché non ho il controller, ma cosa che probabilmente prima non c'era. Quindi fissato anche questo problema, arriverà la mira assistita anche per voi. Attenzione, perché grandissima bella novità: avremo la possibilità di modificare le strutture dei nostri compagni di squadra ed è molto interessante come cosa. Prima non si poteva fare, adesso, soprattutto dopo qualche minuto che è iniziata la partita di parco giochi, dove le strutture girano intorno alla mappa, che è un piacere, potremmo finalmente anche noi modificarle. Tipo gli fai gli scherzi, gli modifichi la struttura, entri dentro, gli pianti giù una trappola, rimodifichi, questo rientra. Arrivederci, buonanotte ai sognatori. Le trappole adesso colpiranno i compagni di squadra in maniera corretta. Questo
Quindi finalmente potremo sfruttare al 100% le nostre trappole trovate in giro, e se ne trovano una fucilata, se ne trovano tantissime. Io ho giocato poco il parco giochi, ma c'era veramente un loot allucinogeno, ragazzi. Quindi trappole che faranno male anche ai nostri finalmente compagni di squadra barra nemici. Avremo anche la possibilità di vedere nella minimappa il nostro compagno di squadra qualora giochessimo, che sono pugliesi 2 contro 2. Quindi ragazzi, come per quello che riguarda le 50 versus 50, vedremo nella minimappa il triangolino azzurro e sapremo in ogni istante dove è il nostro compagno di squadra. E per chiudere, ragazzi, il nostro piccone danneggerà finalmente i nostri compagni di squadra, cosa che prima invece non succedeva. Grandi modifiche in arrivo per il nostro playground, tante cose interessanti, tante cose utili che sicuramente miglioreranno di brutto la nostra esperienza di gioco. Ma passiamo, ragazzi, passiamo avanti con quello che vi stavo anticipando prima. Come vedete, è entrata di nuovo, è arrivato nel codice sorgente sono arrivate un paio di nuove stringhe relative ai fireworks, quindi ai fuochi d'artificio, che avevamo visto essere quelli che avevo mostrato io probabilmente di salva il mondo per festeggiare il 4 luglio, ma che potrebbero riproporsi per i giocatori di Battle Royale per festeggiare il compleanno di Fortnite. Quindi ragazzi, avremo degli effetti speciali sicuramente il 25 luglio. Succederà qualcosa, e succederà qualcosa di veramente grosso, ragazzi. Andando avanti, ragazzi, questo invece, che cacchio mi fai vedere le righe, questo, ragazzi, sarà questi saranno i colori del party bus, perché il nostro autobus, quello dello spawn iniziale, ovviamente non potrà non essere addobbato a tema del compleanno, e quindi sembrerebbe, cioè questi sono colori trovati, texture se volessimo essere precisi, nella cartella party bus birthday colors. Quindi ragazzi, cambieranno, vedremo come li imposteranno, come vedete dal bianco al viola, passando per una moltitudine di colori. E questa, ragazzi, invece è l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Questa è un'altra parte di codice recuperata pochissime ore fa, e ragazzi, parla nuovamente dei regali. Oramai è certo, siccome si stanno aggiungendo ogni giorno parti di codice per quello che riguarda le cartelle e le sottocartelle relative ai gift, quindi ai regali su Fortnite, sappiamo praticamente che la messa online di questa nuova funzionalità dovrebbe veramente essere questione di giorni. C'è solo un piccolo dubbio: noi potremo intendere questi regali come i regali che sono segnati nelle impostazioni del nostro profilo? Se devo dire la mia, attenzione a non esaltarvi troppo, potrebbero essere i regali in realtà che stanno preparando per il compleanno. Non è escluso che ci, come avevamo già visto nei video di ieri e dell'altro ieri, potrebbero regalarci qualcosa, e si parlava di stelline del Battle Pass. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che le news e i leak vi siano piaciuti tanto. Un bel like, mi raccomando, non ve lo dimenticate, e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!